primo ricordo di Marco, 20 anni fa, poco più forse. È stato un incontro virtuale perché io ero appena arrivato in Andersen Consulting e stavo partecipando a una riunione, lui era collegato telefonicamente. Non si trovò d'accordo con quanto io dicevo, manifestò subito il suo dissenso nel modo diretto come sapeva fare lui. Fu abbastanza duro, mi ricordo, e ci rimasi anche un po' maluccio, devo essere sincero. Gli incontri successivi quindi furono un po' freddini con Marco. Poi invece una mattina ci incontrammo davanti all'ascensore, lui era con un altro partner, mi abbracciò e disse a questa persona: Francescone è arrabbiato con me perché la prima volta l'ho trattato male, ma non sa che io gli voglio bene. Lì diventammo subito amici. Marco era nel lavoro molto rigoroso, severo, ma prima che con gli altri lo era con se stesso. Prima di tutto era molto rigoroso con se stesso. E poi aveva questa grandissima passione per il lavoro, questa visione. Oggi ci sono degli argomenti che lui, delle cose che oggi sono normali, lui le diceva più di 20 anni fa, insomma, quindi aveva una visione molto anticipata dei tempi. Lavorare con lui era abbastanza impegnativo, ma sempre molto formativo. Era una persona che ti stava molto vicino, spesso uscivamo la sera tardi dall'ufficio e siccome abitavamo nella stessa zona, ogni tanto mi diceva: su, ti do un passaggio, andiamo a casa. Continuavamo le riunioni lì ed era sempre molto piacevole. Non mollava mai un attimo, ecco, da questo punto di vista io ho sempre visto una fortissima determinazione, questa grossa passione per il lavoro e anche una grande propensione all'ascolto. Non era una persona che prendeva delle posizioni e basta, stava comunque a sentire l'interlocutore, ecco, che desse poi ragione proprio completamente, magari no, però era comunque una persona che ascoltava. Per lui l'impresa non era soltanto l'attenzione al cliente, ma di tutti coloro che appartenevano al circuito dell'impresa, cioè l'impresa doveva essere generatrice di un benessere nei confronti di tutte queste persone. La sua visione dell'impresa era molto legata all'individuo, la responsabilità sociale dell'impresa di cui oggi tanto si parla, lui già la sosteneva più di 20 anni fa, non perché ci avesse pensato, apparteneva secondo me al suo DNA, quindi era proprio quello che lui sentiva dentro, questo trasporto per il lavoro, ma per il lavoro rivolto verso le persone, dove la centralità dell'individuo rimane importantissima. Un altro grossissimo ricordo che ho è l'affetto che aveva nei confronti della famiglia. Io mi ricordo che lui, che appunto era piuttosto burbero nel modo, aveva nel suo PC una foto della moglie. E mi stupiva sempre vedere Marco, che era, ripeto, sempre piuttosto severo nei modi, con uno sguardo di grandissima tenerezza quando guardava questo computer nei confronti della moglie. Mi muoveva sempre un rimprovero e mi diceva: sai Francesco, a te manca una cosa importante. E dicevo: Marco, quale? Non sei sposato. Quindi c'era sempre ricorrente in lui questo pensiero. Per lui la famiglia era il completamento, ecco. Era un uomo che ti faceva sentire molto la sua presenza, tu non ti sentivi mai solo con Marco, eri sempre abbastanza sostenuto, a volte parlavamo di qualche cosa, veniva fuori qualche pensiero, qualcosa un po' di impegnativo, evidentemente lui poi ci pensava, dopo un paio di giorni di sera, spesso la sera, chiamava e diceva: sai, ho pensato a qualcosa che mi hai detto l'altra volta. Questo potrebbe essere il modo di risolvere, ma anche problemi personali, a volte non soltanto quelli di lavoro. E col tempo abbiamo capito di avere pure parecchie cose in comune e quindi ci sentivamo spesso, lui mi coinvolgeva anche in altre cose al di fuori del lavoro, io partecipavo volentieri, era sempre molto presente. Con Marco si sapeva di non essere da soli e quindi mi manca e ogni tanto mi sento un po' più solo rispetto a prima.